Buonasera, sì, è stato proprio Conte a dare l'annuncio della liberazione di Silvia Romano poco dopo le 17 sui social network, ha aggiunto Silvia ti aspettiamo in Italia e poi ha ringraziato le donne e gli uomini dell'intelligence esterna per il lavoro che hanno fatto. Ringraziamenti e servizi anche da parte del ministro degli esteri Di Maio che ha aggiunto lo Stato non lascia nessuno indietro. Per le 21, un po' a sorpresa, è stato convocato un consiglio dei ministri, non ci sarà però il decreto per il rilancio dell'economia a 55 miliardi, si parlerà invece di giustizia, probabilmente il provvedimento del ministro Bonafede sulla scarcerazione dei detenuti regime di 41 bis. Tutto questo in una giornata che ha visto il Presidente del Consiglio ribadire all'Europa che soltanto lo spirito di unità e solidarietà dei padri fondatori dell'Unione consentirà di superare la crisi del coronavirus e di difendere il progetto europeo. E poi più concretamente, dice Conte, l'Italia richiede che il piano per la ricostruzione sia ingente, sia di almeno 1.000 miliardi, che ci sia più attenzione soprattutto per i paesi e i settori più colpiti e che ci sia l'anticipazione dei fondi già alla seconda metà del 2020. Quanto all'altra questione aperta con l'Europa, cioè il fondo salva stati per le spese sanitarie, ormai chiara la posizione del governo e di Conte, cioè valuterà il Parlamento, ma è diventata ormai più che altro una questione politica, visto lo scontro che si è aperto nella maggioranza tra PD e 5 Stelle. Bentornata Silvia, la tua liberazione è una grande gioia per tutti gli italiani, questo è il commento.